L'incontro con Gesù accende una scintilla nel cuore. È stato questo il filo conduttore della Via Crucis, proposta quest'anno a distanza dall'equipe diocesana di Azione Cattolica Ragazzi alla Diocesi. Strutturata con video e riflessioni e con gesti concreti, la Via Crucis è stata un percorso guidato da uno dei due discepoli di Emmaus, quello di cui non viene esplicitato il nome e che pertanto può essere identificato con chiunque scopra il desiderio di seguire Gesù. La scintilla non si accendeva sempre quando uno più se lo aspettava. A volte lo vedevano persone che non lo avevano seguito, che non lo avevano conosciuto da vicino. Anche chi gli era accanto non la percepiva subito, serviva tempo e attenzione. La lettura dei brani del Vangelo, che hanno dato sostanza alle tappe, è stata accompagnata da disegni stilizzati per rendere tutto più semplice, anche per i più piccoli, e per ciascuna tappa è stato proposto un gesto, la scelta di una cosa bella e fragile, qualcosa che ha colto di sorpresa e ha stupito, le scintille, insomma, che accendono il cuore. Su questo si è concentrata anche la riflessione proposta in conclusione da Monsignor Alberto Tanasini. Gesù è stata la scintilla che ha incendiato il mondo, incendia il mondo. Ed è questo che desideriamo, che i nostri cuori ardano di amore per il Signore. Noi vogliamo lasciarci riscaldare da Gesù, bruciare di amore per Gesù. Vogliamo renderci conto che è davvero colui che porta gioia nella nostra vita. Ragazzi, vogliamo fare risplendere questo fuoco. Vogliamo diffonderlo questo fuoco. Vogliamo che si senta questo fuoco che il Signore ha portato. Buona Pasqua, ragazzi, buona Pasqua a tutti. Che il Signore vi benedica.